Benvenuti, bentornato dopo poco più di un anno, dopo il 7 maggio, alla nostra trasmissione dal vivo, perché telefonicamente l'abbiamo importunata tantissimo quest'anno, anche con tanti successi, e lo avete riconosciuto, il dottor Gioacchino Genchi. Buongiorno dottore, bentornato a Milano, e lo abbiamo qui per celebrare un successo al quale anche noi abbiamo, anche se lui non ce l'ha mai detto, però ce l'ha detto la casa editrice, abbiamo dato un notevole contributo, e il libro, libro Scandalo, un libro che sta costando anche molte querele a Gioacchino Genchi. Vedremo quante di queste querele annunciate poi sono reali. Parliamo ovviamente del caso Genchi, storia di un uomo, facciamolo vedere bene, il caso Genchi, storia di un uomo in balia dello Stato, e scritto in collaborazione con un collega, Edoardo Montolli, e prefazione di Marco Travaglio, cioè di un giornalista che certamente non fa favori, cioè se fa una prefazione di un libro vuol dire che crede in quello che c'è scritto. Intanto bentornato, dottore, continua la sua tournée. Sì, continua la tournée, stasera sarò a Baranzate, domani a Venezia, ieri sono stato in Romagna, prima ancora sono stato in Sicilia, nel paesino dove si gira la fiction di Montalbano. E chi le paga i viaggi? E organizzano i ragazzi, organizzano le associazioni, i giovani che organizzano con tanto piacere, gli mandano il biglietto, bed and breakfast, viaggio rigorosamente in seconda classe. Tutti ormai. Anche per effetto della crisi, No, perché in seconda classe si incontrano le persone migliori, poi cerco di prendere i treni a cavallo della chiusura delle scuole, così incontro anche sul treno parecchi giovani con i quali parlo, dialogo, magari ragazzi con i quali già dialogavo su Facebook, che sono contentissimi di vedermi sul treno. Ogni momento della mia giornata è dedicato a un'attività sociale di divulgazione. D'altra parte, hanno voluto il mio fermo biologico come investigatore pensando di fermarmi, e quindi continua ed è la concretizzazione che esistono a due livelli: il livello dell'informazione, diciamo, nostro, quello dei giornali, delle TV, molto autoreferenziale, molto chiuso e devo dire, aggiungo, molto decadente, e il livello suo, che è nuovo, veramente nuovo, cioè lei si mantiene, tra virgolette, mediaticamente in vita attraverso invece i new media, nei quali lei ha scommesso e con i quali io sono testimone, un approccio rigorosissimo, cioè lei dimostra che anche se i media generalisti non la seguono, lei vive. Sì, fanno i salti mortali per non citare, evitano i riferimenti al libro, tutto ciò che nel libro sempre anticipato e detto, ma non solo i programmi come Porta a Porta, di Vespa, di tutto, ovviamente non mi aspetto nulla di buono, ma anche altre trasmissioni evitano. Che giornalisti, che redazioni che mi hanno contattato, la redazione di Floris, la redazione di Santoro, eccetera, e non hanno materialmente la possibilità di portarmi in trasmissione, di farmi intervenire su dei dibattiti, perché non gli viene consentito. Questo è l'aspetto gravissimo. Giornali come Repubblica, che passano per giornali indipendenti o tra virgolette di sinistra, fanno esalti mortali per non citare il mio nome. Addirittura quando è uscita l'intercettazione famosa dello scandalo Appaltopoli, che coinvolgeva il procuratore aggiunto di Roma Achille Toro, c'era un articolo del giornalista Liviano che pubblicava l'intercettazione da Toro El Savinci, che gli anticipava al dottor Toro di essere lui il magistrato romano di cui si parlava. Il giorno dopo la Repubblica ha tagliato la parte che ricordava i riferimenti a me, la parte che Toro aveva detto da quando c'è uscita sta cosa di Genchi e non capo più. Quindi anche questi giornali che passano per essere giornali democratici, che vengono comprati e messi in tasca persino alla gente di sinistra, alla fine finiscono col cercare di nascondere, perché probabilmente non hanno il coraggio di fare marcia indietro dopo tutte le porcherie e le stupidaggini che hanno detto sul mio conto, che dovrebbero forse mettersi davanti allo specchio e riempirsi di schiaffi fino a quando si fronte allo specchio. Certo, senta, questo è evidente, cioè Santoro la voleva invitare e non è potuto andare? Sì, Santoro mi ha chiamato diverse volte, sono andato io in alcune occasioni, adesso sicuramente non ha la possibilità di chiamarmi, perché penso che
i suoi margini di operatività siano... Cioè lui l'ha chiamata per parlare del libro e poi si è bloccato tutto. Sì, 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 ci sono stati anche prima del libro alcuni contatti, sì. Strano però, perché lui è direttore centrale, cioè la qualifica di direttore evidentemente è comunque l'azienda, vuol dire la sua su alcune cose. Beh, io ritengo che al di là della mia vicenda Santoro abbia un quadro di problematiche, di argomenti da trattare, che probabilmente ha un respiro più ampio. Poi che se ne dica, con tutta la sua libertà di azione, deve comunque fare i conti con quello che è un bilanciamento, con quello che è una lottizzazione, diciamo, di posizioni che deve necessariamente invitare a far intervenire, e nonostante lo faccia con molta attenzione, viene attaccato lo stesso al punto tale che lo stanno facendo chiudere. Quindi è una condizione di assoluta invivibilità. Quindi anno zero non ha potuto parlare del caso Cinque. Beh, guardi, se è vero come è vero quello che dice Berlusconi, io sono il più grande scandalo della storia. L'ha detto due anni fa. Ha detto un anno. Un anno fa. Se è vero come è vero che loro dicono che io sia il più grande esperto in materia di intercettazione e così via, non è assolutamente vero, però qualche cosa sicuramente la capivo, perché cioè, in un momento come questo probabilmente una persona che per 25 anni ha fatto solo questo mestiere poteva dirla qualcosa sulla legge sull'intercettazione, ad esempio, poteva parlare della pubblicazione o non pubblicazione, delle intercettazioni di altro procedimento, della problematica che attiene l'intercettabilità dei servizi di sicurezza. Io peraltro avevo un mio progetto per delimitare le intercettazioni dei parlamentari, impedendole tecnicamente, cioè, e l'avevo anche proposto questa possibilità. In breve, se ce la dice com'era? No, in breve, la mia ricetta nasce dall'acquisizione del tabulato di un cellulare che poi si è rivelato essere il tabulato di Mastella. Di solito un tabulato si scopre di chi è quello che si è acquisito, non si può vedere prima. Io ricordo quella barzelletta che si racconta di quel docente universitario che all'esame di ornitologia aveva candidato che gli era antipatico, iniziava a fargli vedere una serie di uccelli, copriva gli uccelli con la mano, gli faceva vedere i piedi, dimmi che uccello è questo, non lo so, no. Dimmi che uccello è questo, non lo so, dimmi che uccello è questo. Mi dispiace, lei è bocciato. Alla fine il candidato si è alzato e se n'è andato. Mentre se ne stava andando, il professore l'ha chiamato, scusi, aspetta, dimmi il suo nome, quanto lo scriviamo nello statino. Al che il candidato gli ha fatto vedere i piedi, gli ha detto, perché non lo vede, non mi chiamo. Come poteva riconoscerlo dai piedi, così come io potevo fare a vedere che quello era il cellulare di Mastella. Ecco, siccome oggi tecnicamente, veniamo alla sua proposta. Se gli si assegna ai parlamentari un numero di un range di numeri particolari, come avviene per i funzionari di polizia, come avviene per i magistrati, come avviene per gli impiegati delle ferrovie dello Stato, cioè è facilissimo con i numeri telefonici. Quindi si fanno 900, se parlamentari sono 630 deputati, 315 senatori, più i senatori a vita, si fanno 950 schede con dei numeri caratterizzanti. A quel punto quei numeri possono essere azzerati nei tabulati telefonici, quindi possono addirittura non comparire o comparire con una serie di asterischi, e possono addirittura essere bloccati già in fase di intercettazione passiva, posto che quelle attive sui numeri dei parlamentari non si possono fare. Scusi, ma se quelli usano altre schede? Ecco, questo è il problema. Se i parlamentari amano i rapporti a rischio, i rapporti non protetti, corrono il rischio delle malattie. Quindi lei dice, diamo delle schede mirate, che comunque è una risposta sensata, però nel momento, ho capito, nel momento in cui il parlamentare usa un'altra scheda, dà un messaggio. Se un parlamentare, guarda, posto un esempio, un caso che mi è capitato, un'indagine di traffico di stupefacenti in cui si utilizzavano delle cabine telefoniche dell'aeroporto e di una stazione ferroviaria. Nel monitorare le cabine telefoniche di un aeroporto e di una stazione ferroviaria è facile trovare il parlamentare che possa utilizzare quella cabina telefonica. Allora che fa? Non facciamo le indagini sul traffico e sulle facenti perché ipotizziamo che da una cabina telefonica possa parlare un parlamentare. Altro esempio, abbiamo acquisito il traffico delle celle per l'omicidio Fortunio, per dirne uno, per altre stragi che ci sono state o altri omicidi in Calabria e in Sicilia. Acquisire il traffico di una cella significa acquisire tutte le chiamate, come abbiamo scoperto il killer di Capace e di Via D'Amelio, attraverso il traffico di tutte le celle e di tutte le persone che si sono telefonate. Quando si acquisisce il traffico di una cella, quindi di un'area, di una città, di una zona ben precisa, se c'è un parlamentare che sta telefonando col proprio numero, è chiaro che la sua chiamata viene fuori dai tabulati, quindi non c'è un sistema per impedire l'invasività, perché la proposta che
che io tecnicamente avevo avanzato attraverso questa, usi la data, questa proposta. Sono avanzata in diverse occasioni, in diversi consessi, ne ho parlato anche al Copasir di questo, quando sono stato sentito al Copasir, di un sistema efficace col quale blindare la segretezza di alcune università.